Sono Giorgia Cocchi, sono un'assistente del Gelato Museum Carpigiani. C'è una grossa differenza tra gelati e sorbetti. Spesso vengono pensati come la stessa cosa, in realtà i gelati sono prodotti a base latte e i sorbetti a base acqua. Qui potete vedere la prima macchina realizzata per produrre sorbetti dell'inizio del Novecento. Ci sono due cilindri, nel più grande si posizionavano ghiaccio e sale e invece nel più piccolo acqua, zucchero e succhi di frutta. Bisognava ruotare questa ruota un'ora per produrre mezzo chilo di sorbetto. Qui possiamo vedere un esemplare di macchina un po' più grande che funziona però con lo stesso meccanismo della precedente. Era possibile produrre 10 kg di sorbetto alla volta. È una macchina del 1920 ed è stata prodotta a Trieste. Come tutti sappiamo, il gelato di solito è servito su dei coni. Nel 1950 fu creata questa macchina per la realizzazione appunto dei coni. Bastava mettere la miscela all'interno di questi buchi e dopo un minuto i coni erano cotti. Per estrarli bastava aprire la macchina. Ora vedremo la prima macchina completamente automatica. Questa macchina è chiamata motogelatiera ed è stata creata nel 1927 da Otello Cattabriga, un produttore di Bologna. Qui c'è un motore. E all'interno potete ammirare la spatola meccanizzata. Cattabriga fondò il suo marchio, che oggi è diventato parte di Carpigiani in seguito alla morte di Otello Cattabriga. Questa invece è la prima macchina creata da Carpigiani. I fratelli Carpigiani si chiamavano Bruto e Poerio. Bruto era un ingegnere e invece Poerio un economista. Realizzarono questa macchina nel 1946. Il progetto era di Bruto, che però morì nel 1945 e non vide mai la sua macchina completata. Carpigiani, l'azienda in cui oggi siamo, è stata fondata appunto dal fratello Poerio. Potete vedere una spatola diversa rispetto a quella di Cattabriga, in quanto è in grado di mescolare il gelato all'interno in maniera più efficiente. Questi tipi di macchine venivano direttamente posizionati nelle vetrine dei negozi e il gelato veniva servito dalla macchina. Possiamo vedere un esempio di queste macchine posizionate nelle vetrine nella foto più grande. Qui potete vedere invece un gelatiere che serve il gelato direttamente dalla macchina. Oggigiorno invece siamo abituati a vedere delle macchine da gelato a cilindro orizzontale. Un esempio è questa macchina degli anni 70, che anche se ha diversi anni è molto simile a quelle che possiamo vedere oggi, a parte per la parte elettronica. La miscela viene inserita all'interno della macchina attraverso questo beccuccio. Le spatole all'interno mescolano il gelato fino a renderlo cremoso. Dopodiché è sufficiente alzare questa leva e il gelato è spinto fuori dal meccanismo rotatorio. Qui possiamo vedere un pasteurizzatore, fondamentale per la realizzazione di gelati, in quanto è obbligatorio pastorizzare latte e uova. Ora vi farò vedere una macchina che noi chiamiamo combo, in quanto unisce la pastorizzazione alla produzione di gelato. È una macchina creata nel 1974 dalla compagnia Bravo, una compagnia di Vicenza che esiste tutt'oggi, ed è appunto una macchina con il quale si può pastorizzare e produrre gelato nello stesso momento, con una sola macchina. Per quanto riguarda invece il gelato soft, vi faccio vedere queste macchine di marchio Carpigiani del 1950, 60 e 70. La prima prodotta è quella al centro degli anni 50. In seguito abbiamo queste due degli anni 60 e 70. Qui invece potete ammirare due macchine per il gelato self-service. Bastava inserire le monete all'interno e la macchina serviva o gelato su coppetta oppure gelato su un cono. Sono macchine che risalgono agli anni 60 e 70 ed erano molto di voga. Prima delle macchine self-service si usava vendere il gelato con i carretti. Qui abbiamo un esempio di carretto dotato di bicicletta che era utilizzato appunto negli anni 30 e 40. Il gelato veniva riposto all'interno di questi pozzetti. Come vedete ci sono due cilindri, uno per il ghiaccio e il sale e l'altro per il gelato. In questo pozzetti invece venivano riposti i cucchiaini. Si usava mettere dell'acqua insieme ai cucchiaini in modo che non si attaccassero tra di loro. Potete vedere i coni, le luci, la cassa e il campanello.